palla trattenuta in campo, Cannavaro ringhia su di lui e poi lo costringe al fallo. Sì, sulla nostra fascia destra ci sono state un paio di disattenzioni, prima recentemente in precedenza sugli inserimenti di Kezbaya e poi sull'inserimento del numero 8 Kavelasvili, che c'è stata un po' una dormita, ma fortunatamente poi Cannavaro insomma... Oh, a integrazione di quello che sta dicendo Collovati, Trapattoni ha proprio invitato Tommasi soprattutto a coprire di più sulla fascia destra, perché Kezbaya è un giocatore anche molto furbo tatticamente, ad ancora andava sempre dall'altro lato. Stasera, forse perché Pancaro è un giocatore che tiene più la posizione, attacca sulla sinistra, fascia presidiata da Zambrotta che spinge molto anche lui e quindi trova più spazi. Tanto è Del Piero in possesso di palla, l'inserimento di Totti caricato alle spalle, dice l'arbitro che si può proseguire, mentre ora è Kavelasvili che dà a Calazze, raddoppio su di lui, Nesta. Cannavaro si è rialzato intanto Totti, c'è fuori gioco di Totti che però era chiaramente passivo, ed è Del Piero ora che viene fermato dal raddoppio. Totti era rimasto a terra, sì. Si era rialzato in posizione irregolare ma passiva, no? Ma non lo so, devo dire non lo so, infatti stanno protestando i due allenatori con sì. Perché è un fuorigioco passivo, ma direi che ha influito perché non era laterale, era direi al centro dell'azione. Ancora l'apertura su Kizanishvili, il cui cross è ribattuto da Nesta, nuovamente Kizanishvili sul quale c'è l'intervento di Pancaro che fa carambolare il pallone sui piedi dell'avversario, la panchina azzurra intanto. Vi ricordo che con Trapattoni sono in panchina Toldo, Pierini, Materazzi, Di Livio, Fiore, Montella e Inzaghi. A lungo si è parlato del caso Montella, anche dalle ultime indicazioni che hai avuto, Enrico, hai la sensazione che possa entrare nella ripresa Vincenzo? Bruno, ieri Trapattoni se non l'ha confermato l'ha lasciato trapelare, ma intanto c'è Totti in una buona occasione. E devo dire che anche il grande movimento che sta facendo Del Vecchio, che scatta praticamente su ogni pallone, è generoso il giocatore della Roma e lo sappiamo, però lascia presagire il fatto che sta dando molto, se non tutto, e quindi è probabile una staffetta tutta giallorossa con Montella. Intanto si avvicina alla panchina Shota Arbelazze e quindi è possibile il suo ingresso in campo. Attenzione ora sul cross da tiro d'angolo di Totti, ribatte la retroguardia georgiana e c'è questo buon tocco di Menteshashvili per l'inserimento di Kizanishvili. Anche qui il raddoppio, groviglio di uomini, Tacchinardi esce dalla mischia, profondità per Del Vecchio, fuori gioco, il gioco è fermo. Sì, qua c'era il fuorigioco da parte di Del Vecchio, comunque in merito alle nostre considerazioni precedenti non è detto che esca Del Vecchio nel caso entrasse Montella. Io, secondo il mio modesto parere, Montella l'avrei fatto giocare all'inizio, approfittando del suo straordinario momento di forma. È chiaro che giocando Montella, che andrà ad assumere una posizione in centrale, non è detto che esca Del Vecchio, che magari può ripiegare anche sulla sinistra. È il momento di Shota Arbelazze. Vediamo chi esce. Al momento mi sarà che l'arbitro però non autorizza ancora il cambio, c'è un momento di ritardo nell'indicazione di chi dovrà lasciare il terreno di gioco. Arbelazze, il giocatore dell'Ajax. C'è anche il fratello in panchina, intanto il lancio lungo e Cannavaro poi va ottimamente a recuperare, avanza Totti, Cannavaro, finezza, Totti, fallo di Menteshashvili. Siamo al 33esimo del primo tempo, risultato di 0-0, mentre rivediamo l'intervento di Menteshashvili su Totti. Calcio di punizione già battuto, il colpo di testa di Recchiashvili e poi il pallone messo giù da Maldini. Del Vecchio, va Del Vecchio e finisce a terra e c'è calcio di punizione. Il fallo di Kizanishvili, mentre protesta anche Nemsatze.
No, mi stanno dicendo che è ritardato l'ingresso da parte di Averlazzi, perché pare che non ci sia la lavagna che indichi. Infatti sì, numeri. La diarchia dei tecnici georgiani si è ricomposta per arrabbiarsi tutti e due per questo tipo di problema. Intanto c'è il calcio di punizione affidato a Del Piero, che cerca l'angolo più lontano dalla posizione che viene definita da lui preferita, ma sbaglia la traiettoria. In realtà più che la lavagna mancava il foglietto da consegnare al quarto uomo per poi agitare la lavagna che adesso viene azionata dal quarto uomo. Vediamo chi esce. Mi sa che è una sorpresa anche per chi deve uscire, perché non è nessuno ancora. Esce Nemsatze, che non mi sembra infortunato, per la verità. Vediamo. Un abbraccio comunque, sì, nessuna polemica, ma comunque un cambio tattico. Sì, giocatore del Dundee, Nemsatze, più centrocampista. Evidentemente i due allenatori georgiani hanno capito che insomma si può anche tentare una soluzione più offensiva, e Averlazzi naturalmente andrà a far compagnia di Cavellasvili, con Kezbaya che praticamente giocherà da centrocampista puro. L'applauso che saluta l'ingresso in campo di Shota Arveladze, mentre ora è Rekhiashvili che dà a Kezbaya, intercettato dai centrocampisti azzurri, poi il tocco trapalungo di Totti, il rinvio di Calazze, ed eccolo Shota Arveladze all'indietro per Menteshashvili, ancora Totti, però il colpo di testa in copertura di Silagadze, che poi viene fuori in buon palleggio, è sempre lui in possesso di palla, la lascia a Kezbaya. Vedi come gioca più arretrato adesso, sì. Kezbaya praticamente in mezzo al campo, tutti i palloni passano dai suoi piedi. Evidentemente ha capito l'allenatore che è in un ottimo momento di forma, bisogna chiaramente sfruttare anche il suo senso geometrico. Intanto recuperano il pallone i giocatori italiani e c'è questo lancio a favore di Del Piero, perfetto il lancio da parte di Totti. Del Piero ha dato l'impressione di non saper bene che cosa fare, ha tentato di controllare con l'esterno destro, ne è nato un pallonetto innocuo. Hai detto benissimo, perché la palla era una palla eccezionale, una palla eccezionale da parte di Totti, è rimasto tratto in inganno dall'uscita. Ora Totti intanto ruba palla dall'uscita del portiere, poi Del Vecchio, ora Tommasi, Tacchinardi di testa in profondità, ma è ben piazzato Silagadze. Inserimento di Rekhiashvili, cerca la profondità, ottimo, onesta, Tacchinardi, Pancaro. Siamo sempre sullo 0-0, siamo al 36esimo del primo tempo, avanza Zambrotta, Totti, Zambrotta. Combinano ancora i due e Zambrotta, non ci sono spazi, ecco, sì. Non deve andare a prendere il pallone in quella posizione, il pallone deve passare per Totti e Zambrotta deve allargarsi, altrimenti non abbiamo sfogo. Intanto ha mancato l'aggancio Maldini, rimessa laterale per la Georgia, mentre vedete a lungo inquadrato proprio Shota Arveladze, il nuovo entrato. Come vi dicevo, c'è in panchina anche il fratello Arkil Arveladze, mentre ora è Menteshashvili in azione. Parte il cross lunghissimo, troppo lungo per tutti, anche se va a tentare di recuperarlo Cavellashvili, che poi viene fermato. Pancaro, Totti centralmente, buon disimpegno della nazionale italiana. Tacchinardi, Del Piero, Tommasi, lascia a Totti, sale anche Zambrotta, Del Piero di prima su Totti. Ancora un lancio lungo e si alza la bandiera dell'assistente, dell'arbitro centrale, qui no, anch'io non giurerei. Ho qualche dubbio. Ce l'ha anche Del Vecchio. Sì, sta protestando, sai, anche perché il giocatore in campo si rende conto poi se è al di là o... per cui non lo so, ho qualche dubbio. Intanto Maldini sul disturbo del mobile Cavellashvili mette in fallo laterale, ecco che rivediamo, abbiamo rivisto, forse in partenza non lo so, c'era l'ultimo uomo georgiano in fondo a sinistra che probabilmente lo teneva in gioco. Vi do la valutazione di Dilivio, che si è alzato per venire a controllare al monitor e ha detto che c'era. Intanto è Cizanishvili
Ora Maldini, Tommasi, Pancaro, rimessa laterale, nazionale italiana che gioca in maniera un po' compassata, buona aggressività dei georgiani, partita di fine stagione, vi ricordo che tutto sommato per la nazionale italiana anche un punto potrebbe essere buono, ma è chiaro che sono altre le valutazioni che si impongono. Secondo me la nazionale italiana deve vincere contro una squadra nettamente inferiore sul piano tecnico, è chiaro che però deve cercare di accelerare il ritmo, la propria azione, perché è chiaro così con questa lentezza compassata non farà altro che fare il gioco dei georgiani. Totti intanto mantiene il possesso del pallone dopo averlo scambiato a lungo con Pancaro, Tacchinardi, poi il lancio di Maldini, l'aggancio di Del Piero, si incrocia con Tommasi, lo serve, scatta in profondità Zambrotta, Tommasi da centralmente ancora a Del Piero, esterno, ribattuta proprio da Calazze, vedete la posizione era molto più arretrata di Kezbaia, sul quale c'è il fallo brutto di Tommasi. Tommasi è entrato sul pallone, sta facendo segno 2 come il secondo fallo dopo quello di Kezbaia. Se l'arbitro ha ritenuto che questo fosse fallo andava indubbiamente ammonito. Sì, no, sì, è entrato sul pallone anche se... Però è entrata da dietro, da probabilmente dietro. Ci stava l'ammonizione perché è il secondo intervento di Tommasi. 40esimo del primo tempo quando la Georgia batte questo calcio di punizione con Kobiashvili. E poi la lunga battuta di Silagadze, tipico dei georgiani, avere questi cognomi con la desinenza in Shvili, che vuol dire figlio di, è un po' quello che succede per svedesi con il son finale, no? Che vuol dire figlio di anche quello. Intanto l'anticipo di Nesta, gamba tesa ma non in modo pericoloso, difatti l'arbitro non interviene, mentre finisce a terra ora sul contrasto proprio di Shota Arveladze e Tommasi per la punizione già battuta da Totti che ha dato a Pancaro. Va Pancaro, il lancio a cercare Del Piero sul quale c'è Abramidze, il tocco di Del Piero ma Silagadze ben piazzato e poi Kezbaia. Kezbaia, Rechiashvili, apertura per Kobiashvili e quindi Arveladze. Cannavaro, Arveladze rientra in possesso di palla, raddoppio di Zambrotta, rimessa laterale. Sì, è difficile andare via, puoi saltare un uomo, non puoi saltare il secondo, altrimenti sarebbe un grosso errore da parte della nostra difesa che in questa occasione ha chiuso molto bene. Comunque sia Pancaro sia Zambrotta hanno dato l'impressione più di coprire che di appoggiare la manovra d'attacco, forse anche per l'indicazione iniziale di Trapattoni. E questa è la nostra disposizione di questo primo tempo ed è un peccato perché Pancaro soprattutto nei primi 10-15 minuti si era proposto bene con evidentemente con un paio di cross abbastanza pericolosi, poi o su disposizione di Trapattoni oppure magari sul ripiegamento del proprio diretto avversario fa il difensore puro. Angolo che sbaglia direttamente sull'esterno della rete. 3 minuti più eventuale recupero alla fine del primo tempo, un primo tempo per la verità piuttosto avaro di emozioni. Anche il ritmo è stato piuttosto lento, la serata come dicevo è piuttosto calda. Lunghissimo il rilancio di Buffon, lotta come sempre Del Vecchio ma la meglio Kizanishvili che poi tocca in profondità, Paolo Maldini sul pallone, glielo ruba Shota Arveladze ma c'è calcio di punizione. Cannavaro per Paolo Maldini, 119esima presenza in nazionale. Totti di prima, grandissima intuizione per Del Vecchio che controlla male. Splendido lancio di Totti.
E avete visto anche la gestualità di Trapattoni, che ha detto ha scavalcato tutti. Ora è Tommasi che rilancia lungo il colpo di testa di Calazze, la palla per Kobiashvili. Kobiashvili contrastato da Totti, si prosegue anche per il vantaggio, mentre Shasvili ha già dato a Kezbaya. Ottimo l'intervento di Pancaro, ora Del Piero. Va Del Piero a cercare Totti, anticipato da Calazze, ma c'è Tacchinardi. Avanza centralmente Tacchinardi, da Totti, apertura ancora precisa a favore di Zambrotta, va Zambrotta, un dribbling, la palla carambola sui piedi di Del Piero, finta. Ancora Del Piero, va verso il fondo, opera il traversone, ma la palla era uscita. Le cose più belle di questo primo tempo sono stati due, tre passaggi geniali da parte di Totti, direi quest'ultimo. Straordinario, ecco che lo rivediamo. Sì, ma questi sono, vedi, di prima così, alla Gianni Rivera. Se mi a proposito di questo passaggio, vi voglio dire che dalla panchina di Livio, Materazzi e Inzaghi, che sono i più vicini alla mia postazione, si sono alzati in piedi per applaudire, e questo dà un po' la misura del prestigio che ormai circonda Francesco Totti anche tra i suoi giocatori, per queste giocate sontuose che continua a ripetere con una grandissima continuità, bisogna dire. Ancora molto bene Totti per il cross di Pancaro, cerca la palla Del Piero, la messa fuori Kobiashvili, la protegge Zambrotta per la rimessa che effettua egli stesso, indirizzandola su Tacchinardi. Tacchinardi per Zambrotta, c'è un buco, va Zambrotta, parte il cross, gol! Gol di Del Vecchio! Ma vedi, evidentemente avevo ragione quando dicevo che bisognava sfruttare di più la fascia destra, e visto che Zambrotta questa volta non si è accentrato, subito si è allargato ed è stato servito prontamente. Poi il cross è stato molto bello, rapido, veloce, quelli che, i cross che piacciono agli attaccanti. Ecco che rivediamo. Vedete Zambrotta va, colpo di testa ravvicinato, c'è stato un momento in cui Del Vecchio era forse in fuorigioco, ma quando si è liberato della palla Zambrotta probabilmente era in posizione regolare. Comunque grandissima azione da parte della nostra nazionale, che vedi quando fa valere la propria qualità, la propria geometria di gioco, direi che è una partita che questa nazionale deve assolutamente vincere, non può pareggiare. Quindi sbloccata la situazione, soddisfatto Trapattoni. Grande soddisfazione in panchina, tutti a esultare, ad abbracciarsi, e poi subito Trapattoni che però ha chiesto a Nesta quali erano le condizioni del capitano della Lazio, che gli ha detto che comunque può proseguire. Intanto c'è un po' di fermento in tribuna, come vi ho detto, servizio d'ordine imponente. Abbiamo rivisto il cross di Zambrotta per il colpo di testa vincente di Del Vecchio, l'esultanza contenuta di Del Vecchio, mentre ora si è alzata in piedi tutta la gente davanti a noi, anche perché il primo tempo è finito, non so se riuscite, sì, se riuscite a vederlo da lì, ma vi vedo che siete, insomma, come dire, un po' coperti da... Qui il primo tempo è finito, lo possiamo confermare. Il primo tempo finito, proprio in chiusura il gol di Del Vecchio a sbloccare la situazione, 1-0 per la nazionale italiana. Guadagnano gli spogliatoi, i giocatori. La linea va a Roma ora per una serie di suggerimenti commerciali. Durante l'intervallo, poi attraverso lo studio di Roma, passeremo ancora qui da Bilisi per alcune interviste curate da Fabrizio Failla. Linea Roma. Mi pare che però non c'è alcuna sostituzione, Variale. Sì, non c'è alcuna sostituzione, te lo confermo. Sono tra l'altro qui con gli azzurri della tribuna, perché la tribuna degli azzurri, i giocatori che non sono stati inseriti nella panchina, sono qui a bordo campo. C'è con me Francesco Coco, proprio una battuta al volo prima dell'inizio di questo secondo tempo su quello che abbiamo visto e che penso ha commosso tutta l'Italia, cioè le lacrime sul volto di Calazze, tuo compagno di squadra nel Milan. Sì, ha toccato tutti quanti questa faccenda, anche lui è una persona squisita, quindi non meritava questo. Per quanto riguarda la partita, loro fanno girare molto bene la palla, hanno un possesso di palla notevole, ci hanno messo un paio di volte in difficoltà, fortunatamente siamo riusciti all'ultimo minuto a fare gol, adesso speriamo di poter giocare con più libertà. Grazie a Francesco Coco, a te la linea, Bruno. Sì, secondo tempo cominciato. Il rinvio di Maldini, la palla
palla in profondità controllata da Del Piero, ma poi subentra Recchiashvili, ancora Del Piero. Quindi Azzurri nella stessa formazione che ha disputato il primo tempo. Totti effettua un suggerimento in profondità, la palla si spegne direttamente a fondo campo. Oltre alla sostituzione avvenuta nel corso del primo tempo, cioè quella di Arveladze al posto di Nemsatze, non ci sono state ulteriori sostituzioni nemmeno nella nazionale georgiana. Ora è Silagadze in possesso di palla, il tocco è per Kizanishvili. Batte lungo un pallone toccato molto bene da Arveladze, poi la palla, attenzione per il tiro che risulta tutt'altro che irresistibile di Kobiashvili, ma azione molto bella da parte della Georgia con retroguardia italiana un po' impreparata. Ora avanza Tommasi in percussione giù al limite, c'è calcio di punizione. Ecco, però vedi, sì, è stata un po' impreparata, sorpresa direi la nostra difesa, però vedi, come vedi, da un'azione che subiamo riparte subito un'azione pericolosa. Ecco, questo... intanto qui l'azione precedente, il buon tocco di Kavelashvili per la conclusione, poi non è certo, non è resistibile. Non è certo questo un tiro che può impensierire Buffon, però dicevo, da una nostra... d'aver subito un loro contropiede, a sua volta si crea un'azione pericolosa. Secondo me è questo il tipo di gioco che deve fare l'Italia. Io direi che ho visto alla fine del primo tempo, quando ha fatto gol Del Vecchio, un motivo di soddisfazione nello sguardo di Trapattoni, consentimi di dirlo. Bruno, perché in ogni caso era una scelta che poteva aprire qualche discussione, mentre ora Del Piero a battere il calcio di punizione e il pallone finisce fuori di pochissimo, dando addirittura la sensazione del gol. Qui hanno gridato tutti gol, eh? Sì, sì. Penso che si sia anche sentito. Ecco, ho visto il portiere troppo sicuro, ma francamente... Sai come si diceva una volta, occhio. No, ha avuto un occhio incredibile, perché l'ho visto andare tranquillo, sicuro, ma evidentemente nemmeno disperato, perché questo è un pallone perché praticamente poteva essere gol benissimo. Intanto c'è il gioco nuovamente fermo per il calcio di punizione, stavolta a favore della Georgia, gara non difficile da dirigere per l'arbitro spagnolo Iturralde González, anche per la sostanziale cavalleria degli uomini in campo. Palla affidata a Silagadze, è il difensore centrale, è libero praticamente, gran colpo di testa di Maldini, la palla è per Tommasi, poi Totti che tenta il lancio di prima, ha intercettato Calazze che a sua volta effettua uno splendido suggerimento per Kavelashvili con palla in angolo. È certo che a dispetto dei suoi 33 anni Maldini, che qui si infortuna, vediamo, è stato l'intervento in scivolata verso Kavelashvili, ma è stato, dicevo, a dispetto dei suoi 33 anni, molto rapido, molto veloce, ha dimostrato di avere ancora corsa e rapidità. Gran rispetto anche da parte degli avversari per Paolo Maldini, avete visto che è stato lo stesso Kizanishvili, il giocatore che batterà probabilmente il calcio di punizione, che ha chiamato la panchina, e vedete con quanta sollecitudine poi lo stesso Kavelashvili accompagni Paolo Maldini a bordo campo. Trapattoni intanto sta facendo scaldare i pirini in via precauzionale, vedremo però se il capitano ce la farà. Intanto angolo che viene battuto da Kizanishvili. Attenzione, pericolo, palla che va fuori dalla parte opposta, è grandissima sventola stavolta di Kobiashvili con grande risposta di Buffon. Ancora Kezbaya, la conclusione sul fondo, pericolosi stavolta i georgiani, pericolosi su un calcio da fermo, su un calcio d'angolo dove siamo stati, ripeto, queste palle non devono assolutamente passare perché noi siamo più alti, più bravi di testa, loro non hanno giocatori altissimi, qui abbiamo leggermente dormito, poi ci ha pensato Buffon con questa prontezza di riflessi a risolvere i nostri problemi. Ma molto bello comunque il sinistro di Kobiashvili. I cenni del massaggiatore Bozzetti e del professor Ferretti sono abbastanza rassicuranti, anche se adesso Maldini è di nuovo a terra, ma dovrebbe rientrare. Attenzione, gesti, sì, ok, mi pare di aver capito, tutto ok, vero? Sì, sta entrando. È rientrato adesso. Intanto gioco, ecco Paolo che rientra, mentre c'è il calcio di punizione ancora per la Georgia, che è un po' modellata come l'Under 21 che ha perso ieri 2-0 con l'Italia. Sono dei momenti di grande aggressività e degli altri invece nei quali la squadra appare un po' scollata, quasi rassegnata. Ora è un buon momento per la Georgia, viene in avanti Kizanishvili, su di lui il fallo di Zambrotta che verrà ammonito, anzi di Tacchinardi.
ammonito Tacchinardi. Sì, prima ammonizione da parte dell'arbitro, ci può anche stare, dato che non c'erano state ammonizioni in precedenza, qualche intervento c'era stato, soprattutto da dietro, sì, sì ci può stare il fallo. Ah, direi, tu dicevi, esuberante e frizzante solo in alcuni momenti, è un po' tipico anche di quello che abbiamo visto ieri con l'Under 21, il pubblico trascina a sprazzi, a momenti, la propria nazionale. Sì, anche l'atteggiamento del pubblico certo. Modellato su quella sì, della squadra. Sei minuti della ripresa, Georgia all'esecuzione di questo calcio di punizione ancora con Ketsbaya. Alto. Oltre a Pierini, Trapattoni sta facendo scaldare anche Angelo Di Livio. Buffon ad invio da fondo campo. L'inquadratura è per Ketsbaya. Lunghissimo il lancio del portiere italiano, colpo di testa lì dietro, poi la copertura è stata di Abramidze, alla fine è Calazze che rilancia lungo, tocca il pallone con un braccio Nesta che forse era stato anche sbilanciato, si prosegue per il vantaggio, attenzione il tiro di Shota, Arbelazze fuori di pochissimo. Ecco, vedi, ci stiamo leggermente sfilacciando su queste azioni di contropiede, ci stiamo facendo trovare impreparati in difesa, soprattutto nell'uno contro uno, non deve mai succedere, dobbiamo essere sempre in tre, un difensore deve andare in chiusura come in questo caso sul giocatore che tira e poi ci deve essere subito dietro un difensore, una leggera disattenzione in queste due azioni da parte della Georgia. Doppia conclusione dunque pericolosa sempre dalla fascia sinistra per la Georgia, prima Kobiashvili, ora Shota Arbelazze, mentre sta giocando una buona partita Kizanishvili. Disimpegna sul proprio portiere Zoidze che va al rilancio. Kabelashvili, prolungata azione in palleggio fermato da Maldini in collaborazione con Pancaro, poi nuovamente Kizanishvili. Intanto serpeggia un po' di nervosismo ancora qui in tribuna, un'altra postazione proprio in mezzo alla gente. Alla fine del primo tempo c'è stato un momento di grande fermento, allora pare che il figlio dell'allenatore Chippiani, che è in tribuna dietro a noi, abbia colpito un tifoso della Georgia che ha esultato al momento in cui l'Italia ha fatto gol. Intanto la palla è per Tommasi, Zambrotta, Del Piero verso Totti, troppo corto, ancora Kabelashvili e nuovamente Kabelashvili, lo aspetta Nesta, incrocia dalla parte opposta, arriva di gran carriera Kobiashvili, c'è Tommasi su di lui, saltato Kobiashvili, area, parte il cross, il tiro poi di Kabelashvili con palla in angolo e abbiamo francamente sofferto troppo in questa fase iniziale della ripresa. Sì, evidentemente anche siamo entrati, richiama i compagni. Richiama i compagni perché li vede sfilacciati, evidentemente poco concentrati in questi primi 10 minuti, perché una reazione ci poteva anche stare, ma non si possono concedere 2-3 contropiedi, con tutto il rispetto alla squadra georgiana che ci ha messo direi in grande difficoltà su due palloni filtranti. Intanto ancora angolo su iniziativa di Kizanishvili, sul quale è intervenuto Zambrotta che è rimasto anche colpito fortuitamente al volto. Qui vediamo il cross di Kobiashvili, palla che sbuca da quest'altra parte, il tiro di Kabelashvili, la palla deviata in angolo. Vedi, la differenza sta che questo cross pericolosissimo non c'era nessuna punta di loro, noi abbiamo le punte che fanno gol, questo secondo me. Shota Arbelazze che batte dalla bandierina, calibra fuori verso Ketsbaya che stavolta non è felice nell'arresto, è sempre lui però in possesso di palla, pallonetto intelligente in profondità e ben piazzato Nesta che rilancia ed ecco Del Vecchio esterno a chiedere la collaborazione di Zambrotta, buona la finta, poi Pancaro, ora Tacchinardi, Del Vecchio, Pancaro, il rinvio di Calazze, Totti, Tacchinardi, Pancaro, Del Vecchio, c'è Abramidze su di lui,
Pancaro cerca di farsi vedere, Del Vecchio mantiene il possesso del pallone, lo cede poi a Tacchinardi, Tacchinardi attaccato da Ketsvaia, raddoppio vincente da parte di Shotar Velazze, che ora deve vedersela con due azzurri, ed è Paolo Maldini che mette fuori, tocca per ultimo Arvelazze. Sì, protestano anche i due allenatori, io ho l'impressione che il quadrine fosse vicinissimo, l'impressione che avesse toccato Arvelazze. È un momento di tensione anche in campo, Trapattoni prima ha muso abbastanza duro, ha chiesto a Di Livio di rompere il fiato, di accelerare diciamo così il riscaldamento, perché è il momento proprio di far entrare il giocatore del...